Buongiorno a tutti e siamo arrivati a una delle ultime fasi del nostro lavoro, cioè il creare le esportazioni che ci servono per creare l'interattività e andare a creare i link all'interno del nostro documento di InDesign. Allora, senza che facessi la registrazione, io sono arrivato a questo tipo di file che adesso andremo a completare insieme. È un file con importate dentro le immagini che ho generato su InDesign e adesso vi farò vedere alcuni dettagli su come ottenere le immagini. In questo video appunto faremo tutte le esportazioni che ci servono per ottenere un'interattività, quindi andremo anche a caricare online i video che andremo a creare, tanto sono video relativamente brevi, quindi dovremo fare anche abbastanza in fretta e andremo a vedere anche come esportare le immagini. Non so se sia l'ordine giusto, diciamo comincerei dalla parte, se vogliamo, un pochino più divertente. Allora, la slide, come l'ho organizzata, ha già una disposizione di un certo tipo. Io avrò intenzione di creare sostanzialmente quattro tipi di interattività. Due video che andrò a generare attraverso Studio Toolkit, che è un video che fa vedere la rotazione del mio imballaggio e un video che fa vedere la nostra scena in un modo complessivo, diciamo così. Poi andremo a creare altri due tipi di video, questa volta per il timbro, il nostro product, faremo un tipo di interattività diverso, anche se di per sé potevamo creare lo stesso tipo di video anche con il timbro. E andremo a creare delle interattività disponibili che su Dimension e sul suo, diciamo tra virgolette, plugin che è Aero, che serve a creare l'interattività per la realtà aumentata. Purtroppo al momento è disponibile solo per iPhone e iPad. Sembra uscito l'app per l'Android, però al momento non dà, almeno sul mio cellulare, il mio Huawei fantastico, particolari risultati. Speriamo che a breve, insomma, funzioni correttamente su tutti. Allora, io comincio proprio da questo tipo di interattività. Allora, io adesso vado su Dimension, io ho qui il mio timbro che ha un aspetto leggermente un po' diverso rispetto a quello che ho fatto con Studio Toolkit. Il design è lo stesso, semplicemente sono stati fatti dei trattamenti diversi. Questo evidenzia il fatto, uno, che Dimension, come ci siamo già detti, serve a creare un layout un po' più giocoso, un po' più tra virgolette, creativo, mentre se vogliamo Studio Toolkit è un po' più tecnico, quindi porta dei risultati, se vogliamo, per alcuni aspetti più precisi, ma per quanto riguarda finalizzati alla, diciamo così, a un'interattività che serve anche un po' a coinvolgere, se vogliamo, un po' più freddino come strumento. Poi vabbè, questione di gusti. Quindi, consapevoli del fatto che l'interattività creata da Dimension è appunto una creatività, se vogliamo anche più fittizia, una volta preso atto di questa cosa, insomma, possiamo procedere serenamente. Allora, io qui la mia scena creata, ovviamente non ho fatto video dedicati alla creazione del layout di questo oggetto, perché insomma, non è il mio ambito in un certo senso, almeno è una cosa che non tratto direttamente io. Lo potrei fare, ma insomma, non voglio moltiplicare e soprattutto non voglio sovrappormi. E veniamo un attimo a cosa possiamo creare. Allora, prima di tutto potremmo creare una scena tridimensionale che può fruire direttamente il mio cliente. Allora, io qui ho la voce del rendering, volendo, ma ho anche la possibilità, quindi questo è il rendering, in realtà io potrei anche fare un'operazione di questo genere. Se non sbaglio, io potrei andare a condividere file, condividi scena 3D per la revisione. Che cos'è questa cosa qua? È una cosa fantastica, può chiamarsi
Ok, crea collegamento pubblico. E che cosa fa lui? Lui adesso va a creare una scena tridimensionale. Diamo i tempi che gli servono. Eccolo qui, e abbiamo generato il nostro collegamento. Che cosa è andato a creare lui? È andato a creare un collegamento web che posso caricare anche dal cellulare, che mi permette di andare a fare una revisione, di far vedere al cliente l'oggetto che ho ottenuto. Eccolo qui. Uno dice apparentemente non cambia un granché rispetto a quello che abbiamo visto prima, e in realtà no, perché questo oggetto io lo posso per esempio aprire anche da un cellulare, ok? Quindi io ho questo tipo di possibilità, ok? Quindi io posso andare a aprire direttamente da un cellulare questo oggetto, quindi io ho questo tipo di risorsa. Allora, detto questo, io questo link me lo vado a copiare, quindi copia collegamento. Direttamente da qua, collegamento copiato. Che cosa faccio adesso? Visto che abbiamo già il nostro file su InDesign pronto, io adesso devo andare a creare dei collegamenti. Io voglio fare in modo che il mio documento abbia possa essere fruito sia da un PDF con collegamenti ipertestuali, sia qualora sia stampato con un QR code. Come faccio? Allora, cominciamo dal collegamento ipertestuale. Io, per esempio, qui ho già un testo che è già stato fatto diventare un collegamento ipertestuale. Sarebbe stato bello farvelo vedere, però, insomma, la sostanza non cambia. Io ho sottolineato il testo e devo andare in testo e devo andare in collegamenti ipertestuali e rimandi. Allora, molto semplicemente, se io non avessi un testo, non facciamolo vedere direttamente da qua. Se io avessi un testo che non è un collegamento ipertestuale, ovviamente mi dice di creare un nuovo collegamento. In questo caso era già un collegamento ipertestuale, quindi lui cosa mi dice? Modifica, giustamente, modifica collegamento ipertestuale. Io dal collegamento ipertestuale posso scegliere varie opzioni, un'email, un ancoraggio al testo, posso insomma creare anche un po' di interattività dentro il mio PDF, ma in questo caso ci ho messo l'URL. In questo URL ci faccio un bel command V, quindi ci vado a collegare il mio collegamento. Qui ho varie impostazioni, posso scegliere uno stile di carattere che lui genera automatico, si chiama collegamento ipertestuale, che all'inizio è quel classico blu sottolineato, abbastanza bruttino, che io poi ho modificato, l'ho fatto diventare di quell'aspetto che voi vedete. Rettangolo invisibile, insomma, si possono attivare varie cose. Diamo l'ok. E questa è la prima cosa, eh? Quindi, prima cosa che noi abbiamo fatto è stata questa cosa qua. Poi andiamo a creare il QR code. Io ho qui dei rettangolini già creati. E cosa faccio? Faccio oggetto, genera codice QR code. A questo punto, dentro il codice QR code, ci vado a incollare il mio collegamento. Qui, ovviamente, anche qui posso scegliere vari tipi di collegamento QR code. E a questo punto vado a scegliermi il colore che potrebbe essere il nero. E a questo punto lui mi ha creato il mio QR code. Ok? Quindi abbiamo già ottenuto un primo risultato. Ora passiamo alla parte, se vogliamo, più divertente per noi, cioè andare a creare la realtà aumentata. Allora, per far questo ci avvaleremo di Airo.
Come facciamo? Torniamo pure su Dimension. Allora, a questo punto cosa devo fare? Devo selezionare tutto il mio oggetto. Quindi selezioniamo, lo è anche raggruppato, e quello che dovrei fare è fare File, Esporta, Selezione per Aero. Lui a quel punto mi predispone il documento per essere esportato. E dice pronto, e poi potrei fare esporta, ma io questo documento l'ho già esportato, quindi faccio nulla, non mi serve. E a questo punto devo andare su Aero, quindi andiamo ad aprire il programma. È un beta, quindi però insomma è abbastanza divertente. E la cosa che dovremmo fare è creare new, ok? Quindi dovremmo creare un nuovo documento. Ovviamente in questo caso io vado ad aprire il documento che ho già predisposto, ok? Che in questo momento è vuoto, ok? Perché ho eliminato le cose che avevo già fatto, perché voglio far vedere. A questo punto l'operazione è abbastanza semplice. Devo fare semplicemente file import e andarmi a importare il documento, che il file per Aero che avevo creato. Quindi vado a importarmi questo lepre qua, che avevo chiamato lepre AR, quindi Augmented Reality. Lo vado ad aprire, open, e lui me lo importa molto semplicemente sul mio documento, ok? Quindi fatta questa operazione, cosa vado a fare? Io adesso voglio creare un po' di interattività su questo mio timbro. Allora, per creare l'interattività, su Aero io ho queste opzioni. Posso andare a cliccare su questo omino che serve a creare i cosiddetti trigger, che praticamente è l'interattività. Se io vado a cliccare su un'aggiunta di trigger, lui me ne offre varie. Ho lo start, quindi all'apertura del mio documento, ok? Ho il tap, quindi il click, e il proximity, cioè quando ci passo sopra col mouse. Io in questa occasione andrò a usare solamente il... No, potremmo usare anche il proximity, così ci divertiamo un pochettino, ok? Allora, cominciamo con lo start, cioè all'apertura del mio oggetto. Come start io vado ad aggiungere un action, e qui ne ho varie, ok? Potrei per esempio dirgli di andare a fare una rotazione. Questa rotazione la andiamo a fare per esempio sull'asse Y di 360 gradi. Non mi ricordo se era qui l'asse, perché ogni tanto ragiono in maniera un po' strana. Sì, giusto, 360 gradi. Posso scegliere diversi tipi di rotazione, ma in questo momento non credo che ci interessi. Possiamo dargli una durata, quindi possiamo dirgli per esempio per secondi, ok? Questo cosa vuol dire? Che se io adesso vado in preview, lui mi dice guarda che quando lo vai ad aprire, vedete che cosa succede. Preview, ok? Quindi si va a ruotare su se stesso. Qui io ho detto di farlo tre volte, in realtà volevo dire che doveva durare 3 secondi. 3 secondi, ok? Quindi lo vado ad aprire, ci metto 3 secondi a ruotare, che non faccio venire il mal di mare. Aggiungiamo un trigger. Questa volta facciamo il trigger del proximity. Come proximity ci facciamo come azione uno spin, vediamo il spin cosa fa. Lo spin, ma in realtà è una rotazione anche lui,
molto semplicemente, non dà la possibilità di scegliere l'asse di rotazione. No, non è niente di che. Il bounce show cos'è? Niente di che. Move lo useremo dopo. Scale orbit weight play audio no, play image no, play animation no, bounce si sì, è un po' noioso bounce sinceramente, se devo dirla tutta. Easing out. Non è che mi piaccia molto. 1 sì, non mi fa particolarmente piacere, vediamo. No, dai, proviamo lo scale. Allora, scale, gli dico, quando ci passo sopra mi diventa più grande di facciamo in 2 step e dico che torna anche indietro, ingrandisce di 3 volte. Quindi quando fa così fa questa roba qua. Ok, già così è una cosa un po' più simpatica se vogliamo. L'unica cosa, io ho questo problema, vedete che quando si ingrandisce solamente allora quando. Allora, quindi perché la cosa funzioni bisogna che oltre che a spostarsi in alto, oltre che a ingrandirsi, vada a spostarsi in alto. Quindi ci passo sopra, ma si sposta anche un po' in alto, se no la cosa non funziona. Quindi bisogna dirgli, quindi gli dico di tornare indietro, quindi faccio play, lui si ingrandisce e però torna anche indietro. Adesso gli aggiungo un'azione che è un move, per esempio. Questo move fa sì che vada a spostarsi sull'asse y di, boh, si ingrandisce di 3 volte, cosa alto 15 centimetri. Diciamo che si sposta in alto di 15 centimetri, in maniera tale che faccia questa roba qua. Voilà. Allora, vediamo un po', lo fa in 2 volte, torna indietro, vediamo cosa succede. Andiamo in preview, lui ruota, poi ci vado sopra. Proximity non funziona granché. Proximity non è che mi dia particolari risultati in realtà. Proximity probabilmente riesce a funzionare se, viene da dire, se probabilmente non riesce a funzionare dall'anteprima del mouse. Vedete che non dà particolari risultati. Allora, facciamo che diventa un tap. Allora, cambiamolo, invece che un proximity. Vedete, in teoria proximity è una roba in cui ci passi vicino. Andiamo sul tap, vediamo cosa succede se vado sul tap. Tac, fa così, poi facciamo. Qui, come immaginavo, non funziona, nel senso che bisognerebbe fare in un'altra maniera. Andremo a vedere. Allora, non risolve particolarmente il problema. Allora, per risolverlo da questo punto di vista dovremmo fare prima che si muove, forse all'inverso. Allora, come dovrebbe essere? Dovrebbe essere un move di offset 15, poi potrebbe essere no, a questo punto va bene, cerchiamo di chiudere il cerchio. Allora, perché non funziona? Non è che non funzioni, è che, vediamo se facciamo comma Z, com'è che sta ragionando lui? Se io ci faccio un click, io ho detto di tornare indietro,
Allora, il tornare indietro serve appunto per farlo tornare alla situazione iniziale, in maniera tale che non vada all'infinito. Però il problema è che lui riesce a gestirsi solo un movimento alla volta. Allora, prima lo ingrandisce, poi lo manda in su, quando in realtà io l'avevo studiato appunto perché ci fosse una proporzione. Allora, andiamo a vedere come sarebbe il modo corretto. Allora, il modo corretto sarebbe il seguente. Primo, facciamo che si muove, quindi facciamo che è un move, ok? E facciamo che si sposti in alto di 15 centimetri. Poi, qui andiamo in scala e facciamo che si ingrandisce del triplo, ok? Non ho, allora, easy count, play count 1 e anche qui il move, play count 1. Ok, quindi si ingrandisce in una sola direzione, non lo faccio tornare indietro. Fatto questo, andiamo pure in preview e andiamo a vedere cosa succede. Allora, se io ho fatto questa cosa qua, io ho detto prima ti sposti verso l'alto e poi fai la scala quando ci vado a cliccare sopra, vediamo cosa succede. Ci clicco e lui si sposta in alto e si ingrandisce. Ovviamente adesso non va benissimo di quanto si è andato a spostare, però diciamo così, questo era il suo scopo, ok? Allora andiamo a correggerlo. Però qual è il problema? Che se io faccio solo questa operazione qui, io se ci torno a cliccare sopra, lui lo rifà. Quindi si sposta ancora in alto e si ingrandisce, diventa gigante, cioè quindi diventa una cosa che ci sfugge di mano. Simpatica come cosa, potrebbe essere divertente, però insomma non fa caso nostro. Allora, come devo fare? Prima di tutto adesso sistemiamo il movimento, dovrebbe spostarsi un pochino più in alto. Allora, se lui è alto 15 centimetri, il nostro oggetto, quanto è grande il nostro oggetto? Il nostro oggetto è grande, quanto è grande il nostro non position, rotation, scale, scala Y, no, non ci siamo. Andiamo a selezionare il nostro oggetto. Quanto è grande il nostro oggetto? Il nostro oggetto dovrebbe essere grande, sì, delle proporzioni un po' strane, 20 centimetri, virgola 4. Quindi proviamo a dirgli, visto che si ingrandisce del triplo, grosso modo 20,4. Vediamo un po' cosa succede. Poi andiamo a cambiare qua, che questa rotazione in 3 secondi non mi piace. Facciamo che sono meglio 2 secondi. Preview. Quindi una rotazione un po' più sobria. E se clicco, lui si va a spostare verso l'alto. E là. Voilà. Eccolo qui, il nostro Sandrone, 20,4, qui potrebbe anche essere un 20 e basta, mi viene da dire. Quindi andiamo su move, facciamo che è 20 e basta. Preview, clicchiamo, voilà. Direi che è perfetto. Ora, abbiamo sempre questo problema, se io ci clicco ancora sopra fa ancora questa roba qua, che non è molto bella, eh? Tra l'altro è un po' fuori controllo. Dobbiamo fare in modo che lui torni indietro, ok? Allora, quindi dobbiamo far tornare indietro questa cosa qui. Quindi se io adesso lo faccio tornare indietro come scala, oppure potrebbe essere che magari la scala la facciamo tornare indietro direttamente da qua, che è la cosa forse più semplice, perché se no mi toccherebbe aggiungere un'azione che chiamiamo scala, ok? E dirgli che invece di essere il triplo diventa, come facciamo tornare indietro? Sì, però dopo ci tocca calcolarci delle robe strane. Cioè, diventa complicato, cioè far tornare indietro la scala, insomma, devo farlo, farla in misura della metà. Qui posso effettivamente dirgli farmelo in due step, ok, in cui me lo fai tornare indietro. Quindi io adesso ho fatto questa operazione in cui, se
Se ci clicco sopra, si va a salire su e poi torna indietro. Ok? Adesso però dobbiamo far tornare indietro il movimento. Quindi cosa faccio? Aggiungo un'azione, un movimento, e questo movimento sarà non di 20 cm, ma di meno 20 cm. Meno 20 cm. Ok? Posso scegliere le durate, quindi per esempio questo può essere veloce, la scala la possiamo far durare un pochino di più, facciamola durare per esempio 2 secondi. Andiamo a vedere cosa è successo. 1, poi clicco, 1, 2. Torna indietro e si torna a mettere a posto. Perfetto, questo era quello che volevo ottenere. In maniera tale che se si vada a ricliccare sopra, lui lo può rifare. Ok? Questa è una mossa. E in realtà il movimento, questo tipo di movimento non è che mi interessi un granché. In realtà il nostro movimento, quello che mi interessava, quindi adesso vado a eliminare tutti questi tipi di movimento, quello che ci interessa di più era quello. Sarebbe stato carino appunto che questo movimento lo potevamo fare quando ci passavamo sopra, ma tant'è. Allora, quello che ci interessa in questo momento è fare questa roba qua invece. Io voglio che il mio oggetto si ruoti, quindi faccio una rotazione. Rotazione sull'asse, non mi ricordo quale, che dovrà essere di 96 gradi. Ok? Quindi dovrebbe fare. No, ho sbagliato. 0. Forse era qua, 96 gradi. Vediamo un po'. Non così, ma meno 96 gradi. Meno 96 gradi. Quindi, premo play, sbagliato, era quell'altro. Command X, qui è 0. Qui facciamo così, Command V. Ok, rivediamo. Olè, questo era quello che dobbiamo ottenere. Molto bene. E adesso voglio che si appoggi per terra, quindi si è ruotato e voglio che si appoggi per terra. Quindi aggiungo un'azione, che è un movimento, che dovrà essere un movimento alla lepre di meno 8 centimetri. Meno 8 centimetri. Devo farlo sull'asse Z perché lui l'asse Z è in riferimento all'oggetto. Quindi deve fare questo movimento qui, che però abbinati insieme che cosa diventa? Fa la rotazione, poi se ci clicco, ok, ed è perfetto così. Questa qui è ovviamente una cosa che le misure me le ero già provate prima. Qual è il problema? Il problema è quello di prima, che se ci clicco sopra, sta roba qui va avanti all'infinito, che non è molto bella da vedere, vedete? Ok? Allora, devo sistemarla, devo fare l'operazione di prima. Quindi, adesso bisogna fare il movimento a contrario. Qui potremmo fare che questo torna indietro direttamente da solo. Quindi facciamo che il movimento torna indietro, quindi va in due count e va in back. Quindi andiamo qui. L'operazione è questa. Clic, va giù e poi torna su. Ok? Possiamo farlo durare un pochino di più, 2 secondi magari, in maniera tale che insomma abbia una durata un po' più accettabile, visto che queste cose qua vengono fatte per far sì che io riesca a vedere meglio il mio oggetto, quindi conviene che insomma ci sia un minimo di durata. Anche qui rotate, facciamolo durare quei 2 secondi, via. E a questo punto cosa dobbiamo fare? Dobbiamo aggiungere un'azione, che è la rotazione, che questa volta, applicato sempre alla lepre, non va di meno 96 gradi, ma è più 96 gradi, in maniera tale che torni indietro. E a quel punto, se vado in preview, lui all'avvio si ruota su se stesso, ruota, si appoggia, torna su e torna dritto. E abbiamo quindi pronto il nostro lavoro.
il risultato finale qual è? Che è quello di un'esperienza di interattività in realtà aumentata. A questo punto io sono pronto per ricondividere il mio documento, quindi faccio un'altra volta uno share. Timbro link for people to this niente, facciamo direttamente create link e non se ne parla più. Ok, a questo punto lui mi ha creato un link. Ok, è lo stesso discorso di prima. Il risultato finale qual è? Mi ero dimenticato, non mi ricordo se l'avevo già salvato, però l'esperienza, adesso magari ve lo faccio vedere su un altro oggetto, ma l'esperienza finale sarà questa. Timbro lepre, vediamo se per caso mi ero ricordato di scaricarlo, no, mi ero dimenticato di scaricarlo, non mi va di andarlo, non mi andarvi a aprire WhatsApp intanto che faccio la registrazione. Comunque l'esperienza sostanzialmente è questa, questo è fatto su un altro oggetto, ma l'esperienza è sostanzialmente questa, cioè adesso questa è una persona, mi ha fatto un video a casa sua, questo è il suo pavimento, questi sono gli oggetti tridimensionali che ho creato, lui cliccando vedete che c'è un'esperienza di interattività, ok? Quindi e la sensazione è che sia sopra il pavimento di casa sua. Quindi questo è il risultato di realtà aumentata. Ok, quindi questo, anche questo l'abbiamo fatto. Non ci rimane che andare al link, l'ho già copiato se non sbaglio. A questo punto, stessa operazione di prima. Io vado su InDesign e vado a creare il mio... non mi ricordo, l'avevo... Andiamo sul aereo per non serve vedere file close lo share, eccolo qui. Lo share era già stato creato, create link, rifacciamo, se si share, andiamo qua, e chi se lo ricorda, cos'era questo qua, speriamo, continua, sì, sì. Dietro, continuo con Google, via, Enterprise, ecco qua, li abbiamo qui i nostri elementi, questo è quello che abbiamo creato di recente, quindi è quello che andiamo a utilizzare, questi sono gli altri, quindi faccio copia collegamento, oppure potevo andarlo a creare direttamente da qua, andiamo a vedere cosa succede, ole, create link, eccolo qui, vediamo se ne ha creato uno nuovo, se ha aggiornato quello precedente, torniamo qua, no, ha aggiornato quello già esistente, questa è una buona cosa, molto bene, quindi a questo punto abbiamo copiato il link, facciamo un copia link e non se ne parli più, e, dobbiamo andare su InDesign e facciamo la stessa operazione di prima, quindi andiamo qui, sottolineiamo, andiamo su testo, collegamenti per testuali, modifica collegamento, andiamo a metterci il nostro link, diamo l'ok e il gioco è fatto, stessa roba per QR code, oggetto, genera codice QR code, incolliamo il nostro QR code, colore questo, e anche qui il gioco è fatto. Ok? Vediamo se facendolo da qua, vediamo un po'.
adesso facendolo qua mi crea un link un po' più carino. Vediamo un po', copia URL, andiamo a rivedere. Se riuscissimo a fare oggetto modifica codice QR code, non so, riusciamo a mettere un QR code, ecco, questo è un po' più decente, che viene un po' più carino. Ok, perfetto, quindi anche questa è fatta, quindi abbiamo già creato abbiamo creato già due interattività. Una mi manda appunto, andiamo a modificare anche l'ipertesto qua. Testo modifica, andiamo a metterci un URL un po' più umano, e anche questa è fatta. Quindi abbiamo già creato due collegamenti ipertestuali, uno che mi rimanda a un'esperienza interattiva in 3D, l'altro che mi rimanda alla realtà aumentata. Ora dobbiamo creare i video che ci servono per vedere, diciamo, delle cose in maniera, anche se vogliamo, un po' più semplice, le immagini. Allora, prima di tutto, adesso dobbiamo andare su Adobe Illustrator e quindi andare dal plugin di Studio Toolkit. Allora, l'ultima volta che ci siamo visti, ci eravamo lasciati che avevamo sistemato la nostra scena, ok? Che abbiamo qua, ok? Se non mi cresce. E quello che ci interessa in questo momento è che dobbiamo andare nella fase di esportazione. Allora, io per andare a caricare le immagini su InDesign, che cosa ho fatto? Sono andato qui sulla scena, ovviamente mi sono sistemato la scena come volevo io, adesso non sto a fare robe strane, mi limito a fare questa operazione qui, e ho fatto esporta. Ok? Io adesso volutamente creo una scena abbastanza diversa. Da esporti posso esportare la mia immagine con le dimensioni che si adatto, non decidendo la risoluzione. Scelgo il formato, un TIFF è più che interessante per noi. E attenzione, qui ho la possibilità di esportare un fondo trasparente. Fondo trasparente in questo caso mi è molto comodo perché se io faccio esporta, facciamo che lo esporto in bassa risoluzione. Perché insomma, questo qui è un esempio. Non voglio complicarmi la vita facendo aspettare 2 secoli. Esempio, appunto, lo chiamiamo. Facciamo salva. Comunque sia, ci metterà il suo tempo. Ecco qua, ha fatto. Allora, che cosa ha fatto lui? Mi ha creato un'immagine, che l'ha salvata esattamente dove l'ho collocata, che io posso andare a importare, volendo potrei anche andarla a sostituire rispetto a quella che ho già creato. Allora, io potrei per esempio fare così, fare file, inserisci, e vado a importare direttamente l'immagine che ho creato, ovviamente un'immagine in bassa risoluzione, e poi che poi posso andarmi a spostare a mio piacimento. Ok? E il bello di aver esportato un fondo trasparente è che io poi il fondo colorato posso decidere di assegnarglielo direttamente da InDesign. Ok? Addirittura potrei scegliere di assegnargli un fondo sfumato come in questo caso qua. Ok? Io adesso non si vede un granché perché io ho messo una sfumatura molto lieve, ma se per esempio andassi a mettere un colore un po' più importante, vedete che avrei questo tipo di possibilità. Ho deciso di non utilizzarlo, ho preferito un fondo bianco, ho preferito giocare con dei contrasti, quindi ho preferito mettere un bel fondo carico all'immagine questa, che era, diciamo, un taglio un po' più artistico, e lasciare invece l'immagine più didascalica con un fondo bianco pulito. Quindi la scelta finale è stata qui fondo rosso, qui invece un fondo neutro bianco. Ok?
E a questo punto, facendo command Z, vado a ripristinare l'immagine originale in alta risoluzione. Ok, quindi questo è tutto il discorso dell'esportazione dell'immagine. Ma se io volessi ottenere un video, come dobbiamo lavorare? Io su questo ho fatto 10.000 tutorial, non ne posso più di crearne, però per amore dei miei allievi ne farò un altro. Come si fa a fare l'esportazione del video? Dobbiamo procedere in questa maniera. Prima di tutto, torniamo su Illustrator e ci creiamo le scene che ci interessano. Allora, prima di tutto, qui la scelta del fondo è fondamentale perché il fondo è, come dire, è la parte che più ci interessa in un certo senso perché non posso lasciare un fondo trasparente. Quindi andiamo a sceglierci bene il colore di fondo. Qui, boh, mi viene difficile stabilirne uno, forse bianco, forse è quello più adeguato in realtà. Che è quello più pulito, se vogliamo. Ok, quindi la nostra scena che andiamo a crearci è più o meno una cosa di questo genere. Ok, quindi la nostra scena è sostanzialmente questa. Ok, ora io adesso comincio col creare il video complessivo, quindi una scena che mi fa vedere il video complessivo, che forse è quella un po' più difficilotta. Come dobbiamo creare? Io non creerò direttamente un video da Studio Toolkit, posso creare una sequenza di immagini che poi dovrò montare. Questo è più o meno quello che dobbiamo fare. Allora, l'operazione da fare è la seguente. Dobbiamo fare esporta. Questa volta non andiamo a utilizzare l'immagine, ma andiamo a creare una sequenza di immagini. Io tra le sequenze di immagini ho la possibilità di usare la rotazione, ma posso utilizzare anche altri tipi di animazione. Per esempio, posso scegliere l'oscillazione, che potrebbe fare a caso nostro, ma posso scegliere anche, e che è quella più difficile, la transizione. La transizione è quella che, se vogliamo, è quella un pochino più complessa, potremmo dire così. Allora, come l'andiamo ad animare? Allora, perché è quella più complessa? Perché per far sì, allora, cos'è il discorso? Che sia l'oscillazione che la rotazione in automatico creano una situazione di loop, quindi io poi la mia sequenza la posso fare andare all'infinito. Invece la transizione, se voglio che si crei un loop, devo pensare a un ritorno. Quindi devo crearmi due sequenze di immagini. Allora, la prima situazione, prima di tutto 5 secondi sono più che sufficienti, perché tanto poi faremo un'animazione molto più lunga. Allora, la prima situazione che io andrei a creare, allora, prima di tutto mi eviterei di crearmi una situazione di questo genere, io quasi quasi cercherei di creare un tre quarti un pochino più interessante per noi. Voilà, perché tanto avremo modo di divertirci comunque. Facciamo export. Torniamo pure alla nostra situazione. Andiamo a sceglierci la sequenza di immagini. Allora, la prima sequenza che io mi devo creare è un passaggio da, direi, una situazione di di top quindi da qua a una situazione di back che è una situazione che già in automatico tende a creare un contesto di questo genere qua. Ok? Quindi la situazione più o meno è questa. Dopodiché facciamo pure esporta. A questo punto possiamo già fare l'esportazione. Allora, qual è il tipo di immagine che ci andiamo a creare? Un PNG di larghezza 1280x800, direi che va benissimo, velocità frame 25, quindi un passo 1,
e già vediamo che di suo verranno fuori 25 frame, durata 5 secondi, più che sufficienti, ok? Non servono di più perché tanto il video sarà già molto lungo di suo, ok? Facciamo esporta e dobbiamo stare attenti a andare a crearci una cartella apposita, perché se no qui facciamo dei macelli. Quindi qui facciamo una nuova cartella al suo interno che chiamiamo sequenza, sequenze. Creiamo pure la cartella, lo facciamo e creiamo addirittura una nuova cartella che lo chiamo complesso 1. Ok, e facciamo crea. E facciamo salva ed è qui che andrà a salvare le sue immagini. E ci metterà un pochettino. E questa è fatta. Ora bisogna creare un'altra sequenza che mi faccia praticamente tornare, non dico indietro, però che crei un altro passaggio. Allora, il passaggio sarà il seguente: io faccio un altro esporta, questa volta però gli dico non da top a back ma da back, quindi dall'ultima posizione che ho dato prima, a vista corrente, cioè l'inquadratura che in questo momento ho selezionato. Quindi quello che andremo a ottenere in questo caso è una sorta di rotazione, quindi farà più o meno così. Ok, facciamo esporta anche qui, le impostazioni erano già quelle di prima. Esporta, lo andiamo però a salvare in sequenza, creiamo una nuova cartella che chiamiamo complesso 2 e facciamo crea e salviamo. E anche questa è fatta, direi. Molto bene. Ora, giusto per finire più in fretta possibile, prepariamoci anche l'altra scena, che è quella dedicata alla rotazione della scatola. Io direi che non fa caso mio questa, ma fa caso mio carica scena. Andiamo a caricare la disegni delle fustelle, vado a caricare la 3, cioè la scatola chiusa, ok?
Quindi andiamo a caricare questa in questa maniera qui, andiamo in modalità visualizer, anche qui visualizzazione, ambiente, forse fatta con nostro, più questo, un po' più carino da vedere, e ci andiamo a mettere come colore di sfondo un bel bianco, vediamo l'ok, forse no, non so se sia il caso di metterci un rosso, ma direi che è un po' eccessivo. Ok, dai, lasciamoci il bianco, che è forse quello che fa più, un po' più pulito. Ok, qui abbiamo la nostra scatolina e andiamo a fare l'esporto anche per lei. Questa volta non andiamo in transizione, ma andiamo in rotazione, che è forse quello che fa più a caso nostro in questo caso. Che fa vedere la scatolina da sola, nel suo modo più completo. La rotazione forse il caso che dure stavolta 8 secondi, perché sono diventato un po' troppo breve. E a questo punto siamo pronti per l'esportazione, che ovviamente anche qui dovremmo farci una cartellina apposta, una nuova cartella, la chiamiamo scatola, crea, e facciamo un'esportazione, salva. Salva. Ci metterà probabilmente meno, perché è meno complicata come animazione, e questa volta esportiamo un solo elemento grafico invece che una scena complicata come quella che abbiamo visto prima. E infatti abbiamo già finito. Molto bene. Adesso, per creare i video, il programma incriminato è Photoshop. Ok? Con Photoshop cosa faremo? Dobbiamo, prima di tutto, cominciamo pure dalla scena più complessa, andiamo a fare un file, script, carica file in serie. Vado a sfogliare, e per fare la nostra scena complessa di prima, che cosa dobbiamo fare? Andiamo a cercarci la nostra cartella, se riusciamo a vederla, timbro lepre, eccolo qui, immagini def, sequenze. Allora, cosa facciamo? Adesso dobbiamo caricare tutti i nostri frame. Mi sono dimenticato di fare un'operazione, spero che non vada a mio discapito. Speriamo. Probabilmente potrei pagarla cara questa cosa qui, però potrebbe essere che lui sia clemente. Facciamo prima di tutto complesso 1, apri, e lui va a caricare le immagini in serie. Se io avessi fatto le cose bene, avrei dovuto quantomeno numerarle in un'altra maniera, almeno dargli un nome alternativo alla sequenza di prima, però non l'ho fatto. Non dovrebbe essere un problema, nel senso che lui solitamente li carica in ordine. Adesso andiamo a sfogliare e andiamo a caricare la seconda sequenza, quindi andiamo complesso, andiamo a selezionare le nostre immagini e andiamo a selezionare tutti insieme e a fare apri. Se non sbaglio, lui dovrebbe averle fatte, sì, ha fatto due sequenze, cioè non ha fatto robe strane tipo mescolandole insieme, per fortuna. Però con il senno di poi, io una cosa che solitamente faccio, questa volta mi sono dimenticato, sto attento anche come vado a nominare le immagini, quindi almeno nella prima sequenza ci mettevo un 1 davanti, nella seconda sequenza ci mettevo un 2 davanti, però per fortuna lui è stato abbastanza bravo. Diamogli l'ok. E cosa fa il caricare l'immagine, carica sequenza immagine? Lui va a creare un documento dove, quando avrà finito di caricare, avrà messo in livelli la sequenza di immagini che ho creato, ok? Quindi lui ha creato una sequenza di immagini che è andato a, questa volta caricandole con lo script, è andato a metterle in livelli. Adesso, quando avrà finito, andiamo a vedere che cosa è successo.
Eccoci qua, lui ha finito. Allora, andiamo sui livelli e vediamo cosa è successo. Cioè, lui ha creato questa sequenza, vedete? È andato a caricare una sequenza di immagini, le ha caricate tutte in livelli dentro un unico file di Photoshop diviso in livelli. Ora, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo aprire la finestra da timeline che abbiamo qui, ok? E andiamo a dirgli crea timeline video. Qui ho due alternative, crea animazione fotogramma, ma gli dico crea timeline video. Lui mi va a caricare, ha trasformato sostanzialmente tutti i livelli in una sequenza. Ora, da qui che cosa gli devo dire? Devo andare a cliccare qui su lezioni, gli devo dire converti fotogrammi e gli dico crea fotogrammi da clip. A questo punto lui ha creato, andiamo pure a vedere cosa è successo, vediamo se riusciamo a farlo vedere come si vede. Lui che cosa ha fatto? È andato, se perché non vuole andare, eccolo qui, questo è quello che vuole fare. Lui è andato a creare sostanzialmente, ripiccioliamo un po' la scena così vediamo un po' meglio, è andato a creare sostanzialmente, a convertire in una sequenza tutti i miei fotogrammi. Ora c'è un problema, guardiamo un po' cosa è successo. Lo vediamo. Vedete che salta. Perché salta? Perché lui non riesce a farmi vedere la scena completa. La scena va a finire qua, quando in realtà i miei fotogrammi arrivano fino qua. Ma se io voglio allungare la scena non ci riesco. È un piccolo bug di Photoshop questo, probabilmente legato al fatto che sto creando un'animazione che è più lunga rispetto al suo standard. Solitamente quando succede quando vado fuori 5 secondi. Per fregare, diciamo così, questo aspetto, non devo fare altro che un piccolo trucco. Io vado ad aggiungere un livello. Aggiunto questo livello, lo posso già tranquillamente cestinare. Lui in automatico è andato già ad allungare la sequenza della lunghezza giusta che mi serviva. Infatti, andiamo a vedere. 1, 2. Ok, in questo momento la sequenza va un po' al contrario, ma mi va anche bene così. Però qual è il problema? Vedete che non ho il loop in questo momento. Io non ce l'ho il loop. Vedete? Il loop non c'è. Se voglio creare il loop, dobbiamo fare un'ultima operazione. Come se lo dobbiamo fare? E adesso qua stoppo. E passo dalla modalità timeline alla modalità fotogrammi. Ok? Quindi passo a questa modalità qui. Ed eccola qui. Ora, io che cosa devo fare? Devo duplicare tutti i miei fotogrammi, incollarli e invertirli per creare il ritorno indietro. Quindi seleziono dal primo, devo andare un attimo perché c'è tanta roba. Allora, vediamo un po' di arrivare dall'altra parte, i fotogrammi sono parecchi. I fotogrammi dovrebbero essere quanti, grosso modo? 120, sì, 250 fotogrammi, molto bene. Allora, selezioniamo i 250 fotogrammi, quindi ne abbiamo selezionati tutti i 250, facciamo copia fotogrammi e facciamo incolla fotogrammi. Lui mi chiederà dove li voglio incollare e dico incolla dopo la selezione. E quindi lui mi incollerà a questo punto altri 250 fotogrammi, quindi i fotogrammi sono diventati 500. Infatti siamo al fotogramma 251 in questo momento. Cosa faccio adesso? Io praticamente ho la sequenza ripetuta due volte, ma io non la voglio ripetuta due volte, la voglio che dal fotogramma 251 al fotogramma 500 la mia sequenza vada al contrario.
Quindi seleziono tutti i fotogrammi e gli dico inverti fotogrammi. Quindi la mia sequenza si è invertita. A questo punto cosa dovrebbe essere accaduto? Dovrebbe essere accaduto che la mia sequenza fa questo tipo di movimento. Facciamo così, andiamo direttamente sulla modalità timeline e andiamo a vedere cosa è accaduto. Quindi andiamo qui, guardate un po'. Facciamo così che rimpiccioliamo un po' la sequenza. Adesso lui va lento, ma non ci fate caso, nel senso che più che altro sta facendo fatica ad elaborare. Quindi la mia sequenza sta facendo questo tipo di movimento qua. E a questo punto, arrivata qui, tornerà indietro. Perfetto, e torna alla situazione iniziale. Se lo faccio andare in loop, ho la sensazione, vedete che lui, io ho già la modalità loop, ho la sensazione che lui non si fermi mai. A questo punto io sono pronto, posso stoppare qua e posso esportare il mio video. Faccio esporta video. Rendere in video, pardon, e mi vado a salvare il mio video MP4, in MP4 lo più che avviene, vado a selezionarmi una cartella, vado timbro lepre, immagini definitive, lo vado a salvare qui insieme alle immagini. Quindi faccio scegli, lo chiamo complessivo lepre. Qui ci sono delle possibilità di andare delle impostazioni, frequenza, fotogrammi del documento, dimensioni, possiamo lasciare questa impostazione qui, HDTV 720p, che appunto ci dà questa risoluzione qua, e possiamo tenerlo impostato così. Possiamo dai dirgli rendering. Il video è stato esportato, il video è stato esportato. A questo punto possiamo andarlo a vedere. Quindi, se noi andiamo qua, sui nostri immagini def, vedete che un video MP4 che è appunto la nostra sequenza. Ok? Che appunto, andiamo ad aprirla per sicurezza con VLC, non vorrei bloccare la registrazione. Eccolo qui. E abbiamo quindi il nostro video fatto e finito. Facciamo la stessa cosa con il nostro, no, più tardi, grazie. Facciamo la stessa cosa con la rotazione a scatolina, che è molto più semplice come operazione in realtà. Perché? Ah, questo documento lo posso chiudere, non lo salvo mai, è pesantissimo. Andiamo sempre a caricare una sequenza di immagini, quindi facciamo file, script, carica file in serie, sfoglia, e andiamo a sceglierci questa volta la sequenza della scatola. È molto più semplice, devo scegliere solo una volta. Facciamo apri, diamo l'ok, diamo i tempi che gli servono,
abbiamo finito la sequenza, quindi abbiamo sui livelli la solita solfa, dove verso i livelli sono qui, vedete? Ok, a questo punto, sempre la stessa operazione di prima, la sequenza abbiamo detto che dura più 8 secondi, crea timeline video e l'operazione è sempre la stessa, quindi facciamo convert fotogrammi, crea fotogrammi da clip. Avremo lo stesso problema che abbiamo avuto prima con il video precedente, anche se sicuramente minore, perché appunto avremo, vedete, la sequenza che va fuori dalla durata totale, quindi succederà che il nostro video a un certo punto salta, ma non è un problema, sempre il trucco è sempre lo stesso, quindi andiamo su livelli, tenendo la timeline a 0, andiamo su livelli, aggiungiamo un livello e poi lo eliminiamo. E a questo punto la nostra sequenza si è risolta. E abbiamo già finito il lavoro in realtà, perché, come dicevo, a differenza della transizione, la rotazione crea già un loop, perché appunto girando i 360 gradi, vedete che il loop è già impostato. Quindi siamo già pronti per esportare il video. Facciamo rendering video, impostazione sempre quella, seleziona cartella, va benissimo qui, scegli, chiamiamo scatola, lepre, così abbiamo già un nome riconoscibile, rendering, e a questo punto abbiamo pronto anche il video della scatola, quindi vederlo così in anteprima da qua, per pigrizia, e abbiamo il nostro video. Ora, per caricare, molto semplice, la cosa più semplice, io posso creare un URL anche interno, intendiamoci pure, cioè io potrei creare un collegamento con il video interno del mio computer. Il problema qual è? Che se il mio file poi lo passo a qualcuno, ovviamente il video non è possibile vederlo. Quindi io insegno sempre a caricare video su una piattaforma online, in questo caso fa caso nostro YouTube, che è uno dei metodi più semplici a mio avviso per creare dei collegamenti. Quindi andiamo ad aggiungere un video, io ho l'icona, carica video, ci metterà relativamente poco, seleziona file e andiamo a cercarci i nostri due video, andiamo a caricare pure insieme, tanto poi li metterà in bozza, immagini def, e facciamo, carichiamo questo video e questo video. Apri, ci metterà abbastanza poco, perché sono video di pochi secondi, quindi li avremo già pronti per l'uso praticamente. Io posso adesso andarli a modificare perché adesso è in bozza, quindi adesso andiamo a fare il nostro modifico, andiamo a modificarlo, quindi lo chiamiamo scatola lepre, potrebbe andare benissimo come titolo. Io potrei già copiare l'URL, ma aspetta un attimo, facciamo avanti, no, lo lascio in pubblico. Andiamo pure avanti, dico che è in pubblico, pubblica. E questo è già in elaborazione. Il link lo copiamo dopo. Ok? Andiamo a modificare anche questo. Questo è già pronto praticamente. Andiamo a modificarlo. Quindi complessivo lepre, lasciamolo pure così. No, non è per bambini. Qualcuno potrebbe dire che è per bambini, niente di che. Pubblico. Quindi posso scegliere, dimenticavo, posso scegliere il tipo di pubblicazione in privato, che appunto posso vederlo solo io o altri che autorizzo. Non in elenco vuol dire che il video non è visibile dentro il mio canale, devo passare il link perché si è visto, oppure in pubblico. Ok, quindi se sono un po' timido posso anche metterlo in non in elenco. Potrei anche farlo programmato, in programmazione. Facciamo pure pubblica. L'URL lo copio dopo,
anzi, potevo copiarlo a questo punto, e a questo punto siamo pronti per completare il nostro lavoro, perché io adesso vado a copiare il link di ciascuno, quindi questo è quello della scatola, gli dico crea link condivisibile, vado su InDesign, vado a creare i link, quindi vado sull'ipertesto, testo, collegamenti ipertestuali, devo evidenziarlo, scusatemi, così, testo, collegamenti ipertestuali, modifica collegamento ipertestuale, metto il link e do l'ok. Stessa roba, QR code, oggetto, modifichi, genera codice QR code, faccio incolla, colore grigio scuro, do l'ok e siamo pronti. Molto bene. Ultimo qua, quindi andiamo un'altra volta su YouTube, andiamo sul complessivo, crea un link condivisibile, andiamo su InDesign, evidenziamo, testo, collegamenti ipertestuali, modifica, cambiamo l'URL, diamo l'ok, poi andiamo qui, oggetto, genera codice QR code, lo aggiorniamo, verifichiamo di aver scelto il colore che ci interessa, diamo l'ok e abbiamo finito. Io adesso a livello di contenuto devo sistemare due cose qua sotto che sono, diciamo così, come l'ho impaginato e impostato perché risulti una cosa, diciamo, anche ufficiale, formale per il corso. Ma al di là di questo, il nostro documento è pronto. Cosa vuol dire che il nostro documento è pronto? Io adesso qua salvo. E che cosa faccio? Io potrei esportare un PDF per la stampa, ma in questo momento, non potendo farvi vedere il risultato del QR code, andiamo a vederlo direttamente esportandolo in un PDF interattivo, detta male, perché non sarebbe un PDF interattivo. Allora, adesso per adesso vado ad esportarmi un 2001, ma adesso lo andiamo a cambiare qua, slide promo LibreFocai, lo andiamo a salvare qui, e va benissimo chiamato così, facciamo salva, e a questo punto non ci serve un Acrobat 4, ma ci vuole un Acrobat 5. Perché l'Acrobat 5? Perché l'Acrobat 5 ci dà la possibilità di attivare i collegamenti ipertestuali. Non serve che cambiamo altre cose, quindi ovviamente in questo caso i segni di taglio non ci servono, facciamo esporta e andiamo a vedere che cosa è successo sul nostro lavoro. Ora, che cosa abbiamo qui? Andiamo pure a ingrandire la nostra pagina, anzi non così perché non è il caso, ho fatto un errore, comunque vabbè, riusciamo a vederlo quantomeno nel complessivo. Allora, che cosa abbiamo qua? Abbiamo i nostri documenti e se portiamo la nostra manina, come mai non succede niente, probabilmente abbiamo sbagliato qualcosina, cosa è successo qua, come mai non va il nostro collegamento ipertestuale, stranamente va solamente sul puntino, questa sarà una cosa che dovrò verificare, comunque funzionare funziona, però stranamente va solamente sul puntino, adesso sarà una cosa che voglio verificare, capire cosa è successo. Ok, comunque funzionare funziona, vedete che quando porto il mouse sopra al nostro punto interessato funziona. Cos'è che funziona? Funziona il fatto che se io clicco qui mi va ad aprire il mio video su YouTube, vedete? Se vado, torniamo pure al PDF, a cliccare qui mi va a finire sul video dell'imballaggio che gira su se stesso, se vado, adesso non me lo farà vedere, però se vado a cliccare qui lui mi rimanderà al,
l'esperienza della realtà aumentata, che ovviamente in questo momento non posso aprire perché sono sul computer. E se vado a cliccare qui, vado invece ad aprire quel famoso documento 3D che mi permette di vedere il timbro in maniera più interattiva. Ovvio che dal computer non aggiunge nulla di nuovo, ma questa roba qui la posso fare anche da un cellulare. Questa è una bella cosa. Ok? Detto questo, non vado a vedere quel problema che vi ho detto prima direttamente nel video perché non mi sembra il caso. Probabilmente, boh, una banalità, nel senso legata al fatto che magari non sono riuscito a collegare tutti i te. Cioè, probabilmente legato al fatto che, vediamo un po', testo, collegamenti ipertestuali e rimandi, vedete, cioè lui non so perché non ha collegato il collegamento ipertestuale al testo che ho creato, nonostante avessi selezionato tutto il testo. Probabilmente devo fare una sorta di, devo un po' aggiornarlo. Ok, quindi il problema mio è legato a questo problema qua. Ok? Quindi devo fare una sorta di aggiornamento. Lo faccio vedere velocemente, giusto per vedere come risolverla. Io a questo punto farei questa cosa qua. O facciamo così. Vado a selezionare il testo, forse la cosa più semplice. E dico testo. Collegamenti ipertestuali, dico nuovo collegamento ipertestuale e a questo punto, per esempio, c'è già tra l'altro c'è già l'URL indicato, così siamo a posto. Quindi io per esempio adesso la vado a risolvere qua, vediamo se riusciamo a farlo velocemente. Andiamo a selezionare questo testo, perché se va così velocemente lo facciamo vedere subito. Nuovo collegamento ipertestuale. Me lo sta già collegando imballaggio, molto bene. Perfetto, quindi stessa roba qua. 1, 2, 3. Testo. Collegamento, nuovo collegamento ipertestuale. Praticamente non l'aveva rilevato. Diamo l'ok. Quindi lo facciamo a tutti e tre così siamo a posto. Testo. Collegamento ipertestuale. Nuovo collegamento. Lui già me lo collega, facciamo command S, riesportiamo, questo lo chiudo, file predefiniti ad PDF, andiamo a selezionarci, andiamo a sovrascrivere, salva, sostituisci, andiamo a selezionarci il 5, andiamo ad attivare collegamenti ipertestuali, facciamo esporta. Eccoci qui, e a questo punto anche qui vedete, adesso funziona anche sul testo. Era semplicemente legato al problema che non aveva rilevato il testo, aveva tenuto solamente il puntino. E direi che con questo siamo a posto così, il lavoro è praticamente completato. Grazie a tutti e buona serata.